Poco fa siamo al mare, siamo qui davanti al mare, eccolo qua, e con me c'era un sardo che diceva fuori di casa, diceva qui piove, lì il sole, qui solo. Mi manchi, quando un dì ti rincontrerò non sarò più solo, sole, saremo insieme. E qui ci voleva l'applauso, me la sono inventata adesso, è per frugare un po' la mente di tutti quei sardi che per loro sfortuna o fortuna sono fuori da questa bella Sardegna. Io qui oggi mi trovo nella spiaggia più brutta della zona di Oristano, però vi posso assicurare che è la più bella. È la più bella, io ci venivo sempre, sono sempre venuto in questa spiaggia perché è un posto tranquillo, l'acqua è pulita, anche se vedete alghe qui, l'acqua è pulitissima, si sente un profumo, il profumo delle alghe, quel profumo quasi di zolfo. Che quando stai arrivando dalla città al mare cominci a sentirla a 3-4 km di distanza, quel profumo, quello che vi ricordate voi quando eravate bambini, quello che quando arrivate qua in vacanza vi stuzzica la mente, vi mette in condizione di frugare tutte le cose vostre di quando eravate bambini, di quando eravate giovani, di quando ascoltavate le mie cassette. Grazie per i cuoricini, grazie! Grazie per i pollicini, grazie per tutte le cose, vi voglio bene. Cari Urgufan, era ora che io mi affacciassi in questa finestra dove ci vediamo faccia a faccia, così, dove siamo vicini l'uno all'altro. Sto aspettando il tramonto perché ve lo voglio regalare, perché ve lo meritate. Un tramonto assieme a me, ve lo meritate, guardate. Il profondo del mare, là in fondo, guardate, il sole forse un po' ci dà fastidio, ma sta funzionando, il sole è bello. Hanno ragione i napoletani quando cantano O sole mio, e noi cosa dovremmo cantare? O sole di Napoli, anche nostro, O sole mio, eh? Quando caliente il sole a quella playa, sento tu cuerpo vibrar cerca de mi, e stu palpitar. Recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremesco. Quando calienta il sole. Adesso io mi voglio fare il bagno davanti a voi qui. Sì, me la voglio fare. Vediamo un po' se riusciamo a mettere in condizioni questo attrezzo. Vediamoci un po'. Se ce la facciamo a mettere in piedi questo attrezzo qua, vediamo un pochino. Se qualcosa si vede, vediamo. Vado in acqua. Va bene, vediamolo un po', lo abbassiamo un pochino di più, così, ok.
vi posso assicurare che quest'acqua è meravigliosa, ma meravigliosa, è calda, un'acqua calda, bellissima. Facciamo due passi vicino alla spiaggia con me, ok? Naturalmente voi vedrete un po' la spiaggia sporca come capita, però ci possiamo dire che ci siamo salvati. Prima si trovavano tonnellate di roba durante il tragitto a piedi. Adesso c'è qualcosina, ma non è tanto, perché stiamo imparando un po' l'educazione. Stiamo imparando quell'educazione che ci porta a capire che quando abbiamo un pezzo di carta in macchina non dobbiamo buttarlo al finestrino, ma bensì dobbiamo tenerla, portarla a casa, oppure scendere al primo bar che incontriamo per prendere un caffè, la scarichiamo dentro un cestino, ci costa niente. Però è che vi devo insegnare molte cose, le sapete. Quante volte voi avete rimproverato bambini e grandi? Quante volte? Capita, eh? Andiamo a fare due passi. Io qui prendevo le orate, proprio in questi punti qua, bellissimo. Questa spiaggia è lunghissima, saranno circa 8 km, ad arrivare ad Oristano sono 10, 12, 15 km, è bellissima. Peccato, ci sono tanti, hanno fatto dei piccoli porti per la pesca, ma sono inutilizzati, sono abbandonati. Peccato. E diciamo che questi porti poi hanno fatto in modo che le alghe non possano girare più come una volta, perché sono chiuse, si ammucchiano al lato destro o al lato sinistro a seconda dei venti, e quindi si ammucchia tutta questa amalgama di porcherie, puzza. Peccato. E molte volte i pesci cambiano rotta perché non trovano più il pascolo di una volta. Non c'è più il plancton, quella roba che cercavano per mangiare, non c'è più. Eh sì. Adesso camminiamo così, voi vedete anche un po' di dietro. Ecco, io come cammino sento sotto di me la sabbia è morbida perché ci sono le alghe sotto. Si ammucchiano queste alghe e queste sono quelle che poi danno l'origine al petrolio, a quella grande invenzione, a quella grandissima invenzione del petrolio, alla guerra. Ah! Quante cose so, boh, da quante ne vuoi sapere, ma la sa Verdi, cambia? Eh? Una volta mi ricordo c'era un signore che leggeva il giornale. Leggeva il giornale ed era spalle al mare. Perché era spalle al mare, secondo voi? Stava arrivando una bellissima ragazza. Quindi, completamente con le spalle al mare. Era dalla riva una decina di metri. Poi questa ragazza gli passa sulla destra, a 5 o 6 metri di distanza. Lui non era più spalle al mare, era di profilo così. Poi la ragazza viene avanti e lui era verso il mare. Io ho detto, se questa ragazza fa due o tre giri, questo si ubriaca e cade a terra. Era bellissimo. Il giornale ce l'aveva in mano perché gli serviva solo per guardare dal buco del giornale. È vera sta storia qua, eh? Molto vera, sì. Ne ho visto qua in queste spiagge. Poi io faccio quello che, cosa posso dire? Io sono quello più buono, quello che non fa niente. Chissà quante cose ho fatto anch'io. Ma non cattiverie, cattiverie mai. Cattiverie non servono. Ah, diciamo qualche scherzo, qualche cosa. Mi divertivo tantissimo in questa spiaggia io. Era il mio pane quotidiano. La mattina presto, verso le 6, 6:30, mi svegliavo. Mi facevo una telefonata a casa perché c'era un albero dove mi arrampicavo in quest'albero e lì prendeva, c'era la connessione. allora non c'era ancora internet. Si telefonava. Pronto, sono qua, sono al mare, sono sopra un albero, ti sto telefonando dall'albero. Quando vengo voglio vedere l'albero. Stai attento a non cadere.
queste cose succedevano. Me lo ricordo, era bellissimo. Intanto noi vi ricordo che stiamo aspettando il tramonto, il sole è ancora alto, ci manca ancora circa un'ora, poi vedremo di farmene vedere un pezzo, eh? Ci vediamo dopo, grazie Urgufan, ci vediamo dopo, mi raccomando continuate a mandare i cuoricini, i bacini, i pollicini, eh? Mi raccomando, continuate sempre, le manine giunte, applausini, un abbraccio forte Urgufan, mi raccomando, ciao, ci vediamo dopo.